è diventata città europea dello sport ed è un'occasione per presentare tutte le nostre eccellenze del territorio, quindi questo è un momento per le società sportive di presentare sia atleti ma anche tutte le attività e riteniamo che sia il momento per farlo, il momento giusto per presentare quelle che sono le caratteristiche delle società, ma soprattutto le caratteristiche di SSB. SSB è un'associazione che ha 57 anni di vita, io lo ripeto sempre, composta da volontari, solo volontari, e si battono o comunque lavorano per riuscire a fare in modo che lo sport abbia il vero valore, che ha un valore di vita, ma è soprattutto un valore di sport e che si deve comunque insomma, e la città deve prendere atto di questa grande opportunità e soprattutto in questo contesto dove veramente vengono presentate delle eccellenze. Non racconteremo alla stampa tutti i nostri premiati, faremo una piccola presentazione di quelli che ci sembrano, insomma, racconteremo un po' quello che sarà. E soprattutto insomma, aspettiamo la cittadinanza che si presenta la nostra grandissima festa. In qualità di Giorgio Baglini e Claudio Grillo, perché puntualmente ci ospitano nella loro casa e ci accolgono per questi 25 anni circa. Adesso poi Giorgio ci dirà e quindi ringraziamo di essere accolti in questa grandissima famiglia. Il fatto che ASSB anche quest'anno organizzerà quindi il 55esimo appunto 55esima Pasqua dell'atleta è un appuntamento importante per lo sport cittadino. Lo sport cittadino sicuramente vive dei momenti di difficoltà nel post pandemia come tutto lo sport nazionale, ma credo che Busto Arsizio ha saputo dimostrare in questi due anni di saper resistere. Quindi le società sportive, grazie al loro meraviglioso lavoro, hanno dimostrato che lo sport è resiliente e riesce a capire quando deve sfruttare dei momenti appunto difficili per portarli nella positività e riuscire quindi a dimostrare che lo sport è un meraviglioso aggregante nella società e nell'economia del nostro paese. Detto questo, l'assessorato allo sport del Comune di Busto vuole assolutamente valorizzare lo sport, che sia lo sport per tutti. Questo è il vostro mantra della festa di settembre, lo sport per... Una conferenza che crea un senso di continuità anno dopo anno, sembra che siamo passati poche settimane e già siamo arrivati alla 55esima. Sono tanti gli anni che, adesso non ricordo, ma... 94. Eravamo molto più giovani. E quando secondo me c'è un seguito in una come dire in una manifestazione anno dopo anno per così tanti anni diventa una bella cosa, perché il connubio del titolo della manifestazione con la nostra regione sociale crea valore perché si vede sempre, no? Sempre più unità in questa faccenda, in questa unione. Lo sport, come sapete, per noi è sempre stato, fin dagli anni 80, fino a 80, venire in avanti su varie tipologie di sport, è sempre stata una delle nostre modi di comunicare, quindi anche perché faceva piacere aiutare le società di vario sport, dove il culmine è avvenuto pre-Covid con, come sapete, con la squadra di pallanuoto in Serie A, con tutte le soddisfazioni che abbiamo avuto. Oggi rimaniamo ancora all'interno di questo sport, ma in generale, se dovessimo fare un escurso del nostro passato, sono tante le attività che abbiamo aiutato
nel duplice scopo di aiutare una società che come tutte hanno sempre bisogno e parallelamente portare il nostro nome, abbinare il nostro nome che crea come indotto un modo di comunicare. La nostra attività ha bisogno continuamente, anche se quest'altro anno faremo i 60 anni con Renault, ma non è mai abbastanza perché cambiano le generazioni, cambia il tipo di clientela, cambia la realtà, e quindi la pressione, diciamo, comunicativa attraverso anche questi veicoli deve essere costante, questo è il mio modo di vedere le cose. E poi lo facciamo perché ci piace. La società di segnalare quelle che secondo loro sono le eccellenze del territorio e vari altri premi che poi magari vi elenchiamo solo come categorie. Quindi raccogliamo tutte queste informazioni, poi questa commissione decide quali sono le persone meritevoli, perché chiaramente non possiamo fare della Pasqua dell'Atleta una cozzaglia di cose. Quindi c'è un regolamento ben preciso dove questa commissione decide le persone. Vogliamo che sia comunque, che dia un significato a quello che vogliamo, che stiamo facendo tutti i giorni, che abbia anche un valore sociale, quindi poi questa cosa poi la racconteremo il giorno della...